Radio Firenze. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori sul Corriere dello Sport. Lunga intervista alla giovane stella viola Dusan Vlahovic. È bellissimo fare gol, ma non apprezzo riuscirci in quel modo, ha detto l'attaccante. Esultanza, il mio primo istinto è stato quello di togliermi la maglia. Poi due parole anche su Montella. Mi è sempre stato molto vicino da quando è a Firenze. Penso solo che quando la squadra non vince, sulla graticola ci finiscono tutti, non solo l'allenatore. Intanto prosegue anche la diatriba riguardante il restyling del Franchi. Antonio Natali, ex direttore degli Uffizi, ha parlato così riguardo il futuro dello stadio. Intervenire sulle curve sarebbe come dire che siccome gli Uffizi non sono più in grado di accogliere tutti i visitatori, allora si deve costruire un terzo piano, oppure che si aggiungono 10 versi all'infinito di Leopardi perché così è troppo corto. Perentorio l'ex direttore, non si può fare e basta, sarebbe antistorico, aggiunge. Firenze deve recuperare le sue antiche vocazioni, non solo culturali ma anche sportive, e quell'impianto deve restare un punto fermo. Per fiorentina1.com, ciao Marco Fusi. Viola Tweet, a cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.